Ok, 3, 2, 1, go. Ciao ragazzi, non sono più il boss dei monopattini. Sono sempre qua, ok. Allora, adesso faccio una specie di unboxing, ovviamente inerente a tutto quello che è successo dove abito io, e poi nei commenti mi fate sapere, ok? Poi vi ricordo sempre di iscrivervi sempre ai seguenti canali, Mondo Elettrico Italia di Facebook, poi infine, novità assoluta, canale Instagram, il boss dei monopattini e ovviamente il mio canale YouTube, il boss dei monopattini, accendete la campanella che vedrete altre nuove notifiche per quanto riguarda i miei video e le mie recensioni. Poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi perché tanto è gratuito, non vi costa nulla e rimarrete aggiornati appunto per quanto riguarda tutte le novità e i nuovi video, okay? E i nuovi contenuti. Ok, allora adesso bando alle ciance, non vi faccio vedere la mia faccia perché tanto non fa niente. Questo qua alle mie spalle è uno dei tanti monopattini che ho. Questo è lo Xiaomi Pro 4 seconda generazione o nuova generazione. Questo qua vabbè, è quello da 400 watt nominali, massimali 900 watt o 1000, ruoterà 10, bla bla bla. L'unico Xiaomi 48 volt. E poi c'è vabbè, l'Ultra, che tanto è uguale, identico, solamente che c'è gli ammortizzatori. Vabbè, a parte quello. Oggi non vi parlo di monopattini. Anche se ve lo faccio vedere che ce l'ho qui davanti, di fronte a me o alle mie spalle. Ma vi faccio vedere questa cosa. Poi ripeto, nei commenti mi fate sapere perché può essere utile. Allora, visto che purtroppo è accaduto quello che non doveva accadere ad un ragazzo, insomma, dove abito io nel mio paese. Insomma, farsi, insomma, perdere, ma ripeto, perdere la vita per un paio di cuffie di AirPod non è il massimo della vita, ok? Quindi, niente. Adesso vi faccio vedere questa cosa e voi mi direte che cacchio c'entra questa cosa. Credetemi che può fare la differenza. Anche solo una cosa vi può salvare veramente la vita da queste situazioni. Poi attenzione, una cosa, se c'è qualcuno che fa il prepotente o comunque, attenzione, che vi punta un coltello, una pistola, c'è una mazza, un bastone, ragazzi, questo coso, che può essere questo, che può essere altre cose, o il portafoglio, dateglielo ragazzi, dateglielo, non fate gli eroi ragazzi, veramente, non reagite. Perché andate solo nelle conseguenze peggiori, ok? Mi raccomando, è un consiglio che vi do. Perché purtroppo, purtroppo, perdere la vita per un monopattino, credetemi che non vale la pena. Cioè, proprio, c'è un coltello, dateglielo. L'importante è che voi ve ne andate a casa salvi, ok? Allora, aspettate un attimo che stoppo. Un attimo, allora, ok, questa cosa che è inerente a quello che vi sto raccontando è questa cosa. Guardate, voi mi direte che cazzo è una torcia? Sì, è una torcia. Questa è una torcia tattica, ok? Questa torcia ha tantissime funzioni, ok? Inerente alla vicenda. Ora vi faccio vedere. L'andiamo a aprire. Guardate che, credetemi, se voi avrete una possibilità di salvezza, questa è quella che è la cosa che fa per voi, per scampare a tutte queste cose qui. Guardate. Io adesso la apro insieme a voi. Questa è una torcia militare tattica, ok? Vedete? Ok, vi dico questo perché. Ora vi spiego il tutto. Allora, questa torcia è particolare, vedete? Tutta di ferro, tutta d'alluminio, scusatemi, guardate quanti LED ha. Sono LED della Osram,
Quindi non sono cinesi. Ok, questa qua la trovate su Amazon a poche lire. Ma la particolarità di questa torcia è, a parte che dentro qui alloggiate a tre batterie da 18.650, come le celle che vanno a costruire un pacco batterie dei monopattini. Ne ha tre dentro. Ma la cosa più importante di questa torcia è che forse anche in un caso su 1 milione vi può salvare la vita. Ok? Vi può salvare la vita. E adesso vi mostro perché. Vabbè, qua ci sono tutti i manuali di istruzioni, ma tanto non ve lo dico io a voce, tanto dentro qua poi c'è il cavetto di ricarica. Guardate, c'è il cavetto. Le ricarica e il libricino qua. Ok? Siu-iu. Non so come cacchio si pronuncia, ma comunque. Qua c'è il suo foderino, qua c'è la sua corda, la cordina da mettere qui. Ok. Questo è sempre il monopattino, eh? Qua c'è la porta per ricaricarla. Non so se si può vedere. Ok. E niente, allora, qua c'è un, diciamo, un pannello per quanto riguarda le funzioni. Perché vi dico che questa torcia vi può salvare la vita? In estremis, ovviamente. Ora vi faccio vedere, perché questa qua è quasi 7000 lumen. 7000 lumen sono tantissimi. Ok? Quindi, intanto vi faccio vedere le varie potenze di illuminazione. Allora, e poi almeno se siete arrivati a questo punto del video, guardatelo e continuate a guardarlo perché è molto interessante. Allora, per quanto riguarda la vostra sicurezza o anche di tutti, questa è da tenere in macchina, ve la portate in giro di qua di là. Pensate che ci sono delle torce che sono vietate anche da portare in giro, perché hanno talmente tanta luminosità che possono diventare veramente pericolose. Quindi, ora vi faccio vedere perché possono diventare pericolose, però all'occorrenza può diventare un deterrente per salvarsi la vita. Allora, guardate, appunto per la sua luminosità, guardate, questi sono anche raggi infrarossi. Vedete? Adesso vi faccio vedere. Allora, la prima modalità è questa, si preme e già fa tantissima luce, come potete vedere, è la prima modalità. Ok? Poi la seconda modalità si tiene premuto e come potete vedere è spaventosa. La terza modalità si tiene ancora premuto ed è spaventosissima. La quarta modalità turbo è impressionante. Cioè fa veramente paura. Poi c'è la quinta modalità che si attivano le luci ambrate. Vedete che ha cambiato il colore. Adesso qua non si vede, ma dopo lo faccio vedere al buio. La sesta modalità. Guardate. Vedete? L'ultima modalità è la trobo. Vedete? Allora, poi se rischiaccio, ritorna alla prima, no, scusatemi, se rischiaccio, aspetta, va, ah, ok, lo tenere premuto, ok, ritorna alla prima modalità e c'è anche l'effetto memoria, ok? Adesso questa è quella bassa, se io poi clicco due volte velocemente farà trobo e credetemi che in faccia è tanta roba. Ok, adesso vi faccio vedere perché possono diventare deterrenti queste torce qui. Questa la potete tenere nello zaino, comunque ve la portate in giro anche con una custodia di qua di là. L'unica cosa, dovete stare attenti perché diventa molto calda. Ok? Adesso vi spiego il tutto. Allora, se, ripeto, purtroppo le cose possono accadere.
E là non c'è niente da fare. Purtroppo le cose accadono. Quindi, ovviamente, le cose devono, per fare effetto, devono essere inaspettate. Ok? Se vedete in giro con la torcia, dite c'ho la torcia e grazie. No, ma la tenete in tasca. All'occorrenza, ora vi faccio vedere. Visto che questa qui ha un raggio di luce di 6500 lumen, voi potete tenerla alla massima, attenzione, alla massima potenza, vi faccio vedere. Allora, si preme, adesso è normale, tengo premuto e fa tantissima luce, tengo premuto e fa tantissima luce. Poi metto la turbo, aspetta, avevo già messo la turbo, sorry. Allora, aspetta, allora, uno, ok, due, tre, metto la turbo. Ok, voi tenete la turbo, poi cliccate e si spegne e rimane in memoria la turbo. Quindi, se qualcuno di voi dovesse avere a che fare, attenzione, con dei malviventi, purtroppo è accaduto al mio paese, e ripeto, per un paio di cuffiette un ragazzo ha perso la vita. Ovvio, non dico di reagire perché con un coltello non si reagisce, però all'occorrenza, questa qua si può puntare in faccia come si preme, flescia e credetemi che voi avete 2 secondi per scappare. Ok? E sicuramente credetemi che vi può cambiare la vita. Con un clic cambio la vita. Perché io flescio al malvivente, ovviamente il malvivente non se l'aspetta. Che io ho 6500 lumen che le sparo negli occhi e voi scappate. E il gioco è fatto. Adesso vi faccio vedere al buio. Allora, rimetto la posizione dall'inizio e vi faccio vedere cosa illumina questa cosa. Vado a spegnere la luce. Ok, buio pesto, eh. Come potete vedere, è buio pesto. Vedete? Non si vede nulla. Ok? Non si vede niente. Io sono qui, vedete solo le ombre. Allora, io adesso metto la prima modalità. Guardate. Ok, la torcia la mettiamo qua. Ok. Allora, questa è la prima modalità. Come potete vedere, già è forte. Ok, io adesso metto la seconda modalità. Tengo premuto, guardate. Questa è la seconda modalità. Cioè, guardate che roba. Poi metto la terza modalità. Guardate che roba. Adesso metto la turbo. Praticamente impressione, come potete vedere, fa impressione. Ok? Vedete? Cioè, questa è la turbo e questa scalda che fa paura. Poi c'è l'altra modalità, ovviamente che è ambrata. Vedete che diventa leggermente arancione. E poi c'è quella proprio arancione. Guardate. Ok, poi c'è la trobo che sparata in faccia, credetemi che è un buon deterrente. Poi se io ripremo, ritorna ancora a questa modalità perché c'è la memoria. Quindi io schiaccio ancora e ritorno alla prima modalità. Ok? Adesso vi faccio rivedere seconda, terza, turbo, turbo. È impressionante e così via. Se io clicco, rimane nella turbo. Come potete vedere, anzi, come potete non vedere, non si vede niente. Ok? Se io questa qua la uso come torcia di sopravvivenza, gliela punto in faccia a qualcuno che mi vuole fare del male, io scappo. Guardate. Ok? Quindi, questo è un buon deterrente. Attenzione, vedete?
Questa torcia fa la differenza, perché questa torcia vi può salvare la vita. Anche se il monopattino glielo date, fa niente, ma vi può salvare la vita, credetemi. Adesso vado a riaccendere la luce. La sospengo completamente. Ok, vado ad accendere la luce. Come potete vedere, ok, questo c'ha tutto il corpo di alluminio, eh? Ok, quindi anche da tenere in macchina, se capita un incidente per infrangere il vetro, tac, o da qua, vi può salvare la vita. Vi può salvare la vita, può salvare il vostro monopattino. Ok? Ricordate, gente, questa torcia vi può salvare la vita. Guardate, questa la trovate su Amazon a pochi soldi. Mi raccomando, la vita è una sola. Cerchiamo di tenerla e non reagite. Ok, questo è giusto un deterrente così, però anche questo vi può fare la differenza. Anche 2 secondi io scappo e la vita è una sola. Ciao ragazzi dal boss dei monopattini, nei commenti mi fate sapere. Questa è la cosa che può fare la differenza. Compratevela, portatevela in giro, perché la luce è importante. La vita è importante. Bella lì. Ciao ragazzi.